In mezzo al mondo, io e te. In mezzo al mondo, io e te. In mezzo... A più di 3 anni di distanza dal precedente e fortunato L'amore comporta, Biagio Antonacci torna con un nuovo album, Dediche e manie. Le dediche sono la trasformazione delle manie in musica, quindi io penso che tutti gli uomini abbiano manie o modi di vivere, chiamiamole modalità di vita, ecco, più che manie, perché magari ci capiamo meglio. Quindi uso spesso la musica per portare le mie manie e le mie dediche nella testa di tutti gli altri, soprattutto nella mia testa, perché poi alla fine sono io che subisco le manie e affronto le dediche. Essendo un cantautore, vanno a braccetto le dediche e le manie della mia vita. Sono giorni che conto a fatica perché sono giù. Porco Giuda, non vedi che il tempo sta finendo. Il nuovo album contiene 13 brani inediti in cui lo stile cantautoriale più intimo si associa a nuove sonorità e nuove collaborazioni. Intanto la fonte di ispirazione è stata la curiosità, che era sempre la mia di base, quello che a me interessa sempre. E ho lavorato con produttori, tra virgolette, giovani, a parte Stefano De Maio che conosco da anni, gli altri hanno collaborato con me per la prima volta. Quindi ho voluto dare spazio ai giovani produttori. E questa cosa mi ha portato ad esserlo anch'io. Il desiderio del cantautore di dare spazio a giovani nomi della scena musicale contemporanea è rivelato anche da 2 featuring che sono un po' anche dialoghi generazionali. Biagio duetta infatti nel brano Mio fratello con Mario Incudine, che si cimenta in un cunto rap in dialetto siciliano, e nel brano Sei nell'aria con l'astro nascente della scena trap, La Young, che ha scritto e interpretato dei versi in francese. Beh, Mario Incudine era un amico, lo conoscevo già, avevo visto alcune cose sue in Sicilia e mi piace molto, è un uomo intelligentissimo, ispirato, è un direttore di teatro. Dirige il teatro di Vienna, che è la sua città, e altro. È un grandissimo sperimentatore di musica siciliana, la porta in giro per tutto il mondo, la sperimenta, la cambia. Con me ha cantato, ha fatto questo rap in Mio fratello, che è quasi una canzone, è quasi un rap siciliano inedito in una canzone italiana. Quindi è una cosa molto nuova. La Yoga invece è un ragazzo giovane che ha una grande personalità e sarà uno dei futuri, è già una realtà nel trap molto, molto avanti, molto avanzata, e ha scritto, ho fatto cantare lui in francese, perché lo volevo in francese, che è la sua lingua madre, e poi ha scritto tutta la parte che canta, quindi ho lasciato spazio anche all'autore Giuseppe, perché il suo nome è Giuseppe. Dal 15 dicembre Antonacci porterà i brani del nuovo disco in un lungo tour che durerà fino a fine gennaio ed avrà una ripresa in primavera, vista la grande richiesta dei fan. Mi stanno aspettando e sono carico perché c'è una grande attesa, lo vediamo dalla prevendita, lo vedo dall'attenzione che arriva attraverso i social e non. Quindi sono molto curioso di incontrare questo pubblico e di capire la generazione com'è cambiata, di vedere che tipo di espressione farà quando mi vedrà per la prima volta sul palco. Sono curioso. Io senza sapere chi sei. Ciao.